quando si va in missione si intristisce, sapete perché? Perché fa la verifica tra il suo modo d'essere e come deve essere. Dice, e si batte il petto, quindi si intristisce un po'. Invece se abbiamo capito bene, allora finora io mi sforzavo di dover essere, adesso non mi devo sforzare più di dover essere, sono quel che sono. Perciò Gesù disse, io sono quello che sono. Prima che Abramo fosse, io sono. Essere non ha nulla a che vedere col dover essere. Invece questo dover essere significa una lotta di tutta una vita per andare a confrontare sé a come si deve essere. Si ha solamente un giudizio di inadeguatezza e il soggetto si rammarica e si piange addosso. Se invece comincia a dire io così sono e così devo essere, perché solo se sono così sono, se non mi cancello dalla circolazione se sono quell'altro. Mi trovate? E poi è anche faticoso psicologicamente. Guarda un po', noi facciamo le cose faticose anche durante la messa. Mi ricordo che quando si facevano gli esercizi per imparare a dire la messa, ci stavano circa 2000 peccati mortali che si potevano fare durante la messa, perché doveva stare col dito così, con l'occhio così, con... e comunque sbagliava era peccato mortale. Mortale, certo, o mortale o no. Scusate, parlo. Cioè uno che dice una messa, se vuole incontrare un Signore diventa origine di peccato. Ora, quando uno si intristisce, è una rovina dell'esistenza. Se uno deve andare a messa per intristirsi, è meglio che non ci va. Non vi piace? È una conseguenza logica però. Allora, se la messa ti aiuta ad uscire fuori da questa logica di oppressione, ben venga la messa. Se la messa non ti aiuta a liberarti come uno zampillo di vita eterna, e allora il discorso non è fatto bene.